B-Sharp, 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 un nome, una garanzia. Nel triennio 2011-2013 l'internet fu invaso dalle hack di questo ragazzo e se seguite da tempo gente come Lord Keyholder o Porygon Z Walkthrough, non potete non ricordarle. Nomi come Avventura Fento, Smeraldo Perfetto, Rosso Fuoco Perfetto, Rubino 2, Dragonstone, non vi ricordano forse nulla? Lasciate allora che vi spieghi brevemente il fenomeno B-Sharp. Torniamo nel 2010-2011, anni in cui l'hacking stava attraversando il suo periodo d'oro in Italia. Hack come Marron Merda e Chrono spinsero sempre più gente ad appassionarsi al game making. Molti di questi abbandonarono dopo poco tempo, vista la difficoltà iniziale nell'apprendimento. Altri invece riuscirono ad imparare le basi e arrivare ad un livello medio-alto. E tra questi c'ero io, un po' più giovane, Pafutello e non Gran Marnazi. Nel 2011 decisi di scrivere diverse guide sul mapping e sullo scripting per aiutare i novizi e permettere pure a loro di inseguire il loro sogno. Sì, sogno. Contrariamente a quanto mi aspettassi, furono lette da molta gente e tra questa massa c'era lui, B-Sharp. B-Sharp era un ragazzino desideroso di apprendere e sviluppare la propria hack. Aprì non so quante discussioni nella sezione hack in costruzione, dai nomi più strani e immaginabili, come ad esempio Pokémon Zephyr's Adventure, chiamata così perché aveva utilizzato una patch per la grafica fatta dall'altro deficiente, e quindi niente, l'ha chiamata così perché la patch era di Zeffo e... Ok, ciccia. Pokémon Avventura Fento e Rosso Fuoco Perfetto furono le hack più giocate e apprezzate dagli YouTubers e dal pubblico. Ed io ero contento del successo che avevano ottenuto. Insomma, le sue hack erano praticamente note a tutti. Fu così che decisi di partire dalla migliore, almeno secondo il metro comune, da giocare, ovvero Avventura Fento. Leggiamo un po' la trama. Vi riporto esattamente le parole dell'autore prese dal topic ufficiale. Più o meno la trama del gioco è la classica trama di ogni gioco Pokémon. Vivi nella città di Tranquil Valley, nella regione di Fento. È arrivato il momento tanto atteso. Il Prof. Stewart, Little, può finalmente darti il tuo primo Pokémon. Appena ricevi il tuo primo Pokémon, però, già le cose si complicano. Il Team Star comincia a muovere i primi passi e tu già sei sulla loro lista nera. Nel corso del viaggio incontrerai diversi amici e nemici, ma il tuo sogno rimane solo uno: diventare il campione. Vuoi saperne di più? Gioca all'hack. Insomma, il classico gioco Pokémon. Inizia l'avventura, Team Malvagio, che fa robe e bla 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 bla. Non che mi piacciono molto questo genere di hack, ma andiamo avanti. Dopo l'introduzione del professor Stewart, ci ritroveremo in una caverna in cui potremo muoverci solamente avanti. Fatto il primo passo, si attiverà un evento... non saprei come descriverlo. Non credo di aver capito. Ci sveglieremo di colpo nella nostra stanza. Fortunatamente era solo un sogno. Meno male, aggiungerei. Almeno il giocatore non si fa di sostanze brutte. Lasciata la nostra casa, ci verrà incontro il professor Stewart per donarci il primo Pokémon. Un Pichu. Scelta discutibile, ma ok. E ci dirà anche che il tempo nella regione di Fento è impazzito. Perché, per chi non avesse capito, il gioco si chiama Avventura Fento perché viaggi per la regione di Fento, cioè si capisce, no? No? Bene. Hai da qui in poi nulla da dire, la trama è piuttosto lineare, otteniamo medaglie, sconfiggiamo il team malvagio, impediamo loro di utilizzare i leggendari e battiamo la Lega, il classico gioco Pokémon. Che scatole però. Sì, ma tu non apprezzi i giochi buchi, ma svivano prima generazioni. È un maron, fammi spiegare almeno. Non è che non li apprezzi, è che quando qualcuno gioca un hack, lo fa per non dover giocare sempre allo stesso gioco monotono. Quindi il fatto che Avventura Fento segua lo schema dei giochi normali, senza implementare una trama magnifica o altre cose, non ha un senso. Passiamo ora alla nostra amatissima grafica. In questo campo distinguerò due sezioni, sprites e mapping. Gli sprites sono gli stessi di Rubino, non sono cambiati, tranne il protagonista che ha l'overworld di Red. Ma con non sono stati cambiati, intendo proprio dire che sono rimasti tali e quali, tanto che il capo del Team Star è Ivan, capo del Team Hydro. No, gli sprites dei Pokémon, aiuto. Avete presente quando rimpicciolite un'immagine con Paint e vi esce sgranata? Ecco. Uguale, ciò che ne esce fuori è parecchio brutto. Ha preso gli sprites di quarta e quinta generazione e li ha rimpiccioliti. Il mapping. Ragazzi, ragazzi e ragazze nel caso ci seguissero. Vi devo dire una cosa.
Io so far di tutto, ma sono specializzato nel mapping. Il saper fare le mappe del gioco, per intenderci, e mi ritengo anche piuttosto bravo in questo campo. E niente, vorrei porvi qualche domanda. Voi come fareste una montagna? Non possiamo di certo farla a forma triangolare, quadrata o rettangolare. E cosa ha fatto il nostro amico? Esatto, montagne triangolari e rettangolari e altre forma di nachos. Ah, per non parlare poi della disposizione delle case nelle città, delle strade, delle mappe vuote e delle cavolo di isole quadrate. Cioè, dove vedi tu un'isola quadrata nel mondo reale? Per farvi un esempio di quanto il mapping di Bisharp sia penoso, vi vorrei mostrare una cosa. A sinistra c'è la versione di Bisharp e a destra la mia. Tirate voi le conclusioni. Pensando fosse una cosa presente solo in quest'hack, mi sono detto, vabbè, andiamo a controllare le altre, come Dragonstone o Rubino 2. Niente, è uguale. Sì, ma non stare troppo tempo sulle mappe, l'importante è l'esperienza di gioco in New Run. Sai cosa? Avresti anche ragione, se solo non fosse che le mappe e gli sprites siano le cose che più vedi nel gioco. Per quanto riguarda Rosso Fuoco Perfetto e Smeraldo Perfetto, beh, sono semplicemente delle versioni più difficili dei giochi originali, con qualche Pokémon cambiato. Niente di più, niente di meno. Ho per caso detto difficoltà? Ditemi un po', voi come fareste per rendere un gioco Pokémon più difficile? Magari con dei Pokémon con il set da VGC. Set da VGC? Ma va, figurati. Esattamente. Cosa ha fatto il nostro amico? Ha reso i livelli dei Pokémon avversari di 10-15 livelli superiori ai nostri. Questa non è difficoltà, è squilibrio. In un gioco Pokémon non cerco frustrazioni, ma una sfida. Vabbè, questi giochi non possono essere così brutti. Ci sarà pure qualcosa di bello? Insomma, eh. Sì, lo so, sei il professore Birch, d'accordo. Vediamo se Rubino 2 almeno si salva. È già dallo sprite. Oh mio Dio, ma è fosforescente? Ok. Pauk. Sì. Oddio, non ha tolto lo script del camion. Belli quei tappeti. Paok, non dirmi che ti sei scordato che giorno è oggi. Sia. No, ma certo che non me ne sono dimenticato. Paok, oggi è il giorno in cui comincerai un'avventura. Non è possibile scordarsi di cose così. Lo sapevo, volevo vedere se te lo ricordavi. No. E va bene. Proviamo con Dragonstone allora. Sì, sei professor Luke, questo è un Pokémon, bla 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 bla. Testo uguale proprio. Ah. Sì, mi chiamo A. Dai, dai, su, 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 su. Script del camion e cominciamo bene. Dai, A, rientriamo. Ricordi, oggi potrai cominciare la tua avventura. Dai, rientriamo. Levita. Mi dispiace, ma dovresti andare di nuovo in camera tua ad aggiustare l'orologio. Per sbaglio l'ho rotto. Ecco, questo tappeto sembra il blue screen di Windows. L'orologio è fermo, meglio regolarlo e metterlo in funzione. Bene, grazie. Quando è finito vieni di sotto. Bene, finalmente è pronta la Lega Pokémon della regione di... A parte che bene, virgola, finalmente. Dopo aver vinto tutte le medaglie, recatevi per diventare il campione. Visto, sbaglio o non è il tuo sogno diventare campione? Ah, giusto, vai a far vista al prof Luke. Voleva consegnarti un Pokédex. Ciao, A! È arrivato il tanto atteso giorno, vero? Purtroppo non ho un Pokémon da consegnarti, ma ho un Pokédex, tieni! Ah, è finito così l'evento? D'accordo? Va bene lo stesso, ok. Va bene. Wow, un Pokéna sarà mio! Perfetto, vedrai, ci divertiremo insieme. Le c***o di virgole. Le c***o di virgole. Ho come l'impressione di dover fare qualcosa prima di lasciare la città. Geniale. Un Pokémon. Beh. Vediamo con Fento. Benvenuto in Pokémon Avventura Fento, questa è una Chrome creata da Bisharp Mega Bisharp. Buon divertimento, ti lascio la presentazione, professore. Ciao, scusa, ti ho fatto attendere, Prof. Stewart, bla 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 bla. B. Ciao, Groudon. Che sogno strano. Vabbè.
Sarà meglio non pensarci, oggi è il grande giorno. Finalmente potrò ricevere il mio primo Pokémon. Sarà meglio andare a parlare con il professor Stewart. Ciao, mamma. Salve, prof. Stewart, ma non eravamo rimasti d'accordo? D'accordo? Che sarei venuto io nel suo laboratorio? L'accento. Sì, ma purtroppo è successo un imprevisto e sono venuto io. Qualcosa di grave? Sì, a dir la verità. Nel percorso 1 sono apparsi dei strani tizi e stanno succedendo delle cose alquanto strane. Comunque oggi ti avevo promesso che... No, aspetta. Comunque oggi ti avevo promesso che avrai ricevuto il tuo Pokémon. Che avresti ricevuto? Ecco lì sarà. Tieni. Tieni un Pichu. Wow, grazie mille, professore. Oh no, di nuovo. Questa è una delle cose di cui ti avevo parlato prima. Piove! È da alcune ore che il tempo cambia improvvisamente. Cos'è stato? Un Pokémon? Corre al percorso 1 per vedere cosa sta succedendo! Correci. Vieni anche tu per sicurezza. Arrivo, amico! No. E se ci parlo si blocca il gioco. Magnifico. Magnifico. I'll be the roundabout, the words will make you out and out. Sono morto, non dovrei cantare dalla gioia. Ecco.